Vi presento subito i nostri ospiti. Barbara Lezzi, buonasera. Buonasera. Cittadina del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Bilancio, poi parleremo anche di soldi, di conti e di casa e di IMU addirittura. E il sindaco di Torino, Piero Fassino, lo ringrazio. Lo evocammo nel caso del Museo Egizio con una nostra intervista finale. Allora, poi vedremo durante la puntata, cercheremo di capire cosa c'è dietro questo giallo e vedrete che ci sono delle cose che ogni istante stanno cambiando su questo arresto. Possiamo dire qualcosa già ora, secondo lei, cittadina onorevole, come si dice? Va benissimo, cittadina. Va bene, che non so Barbara, se mi riesce Lezzi, bene. Va benissimo, va bene, come allora. Vuole. Certo che si può dire. Tutta la situazione dell'immigrazione è senz'altro frutto di superficialità e di, come diceva lei, anche del buonismo di buona parte della sinistra, che fino adesso ha tacciato chi voleva regolamentare, gestire l'immigrazione, così come tutti i drammi che accadono intorno a noi, con il razzismo, cosa che non è vera. Non è assolutamente vera, perché i nostri cittadini, gli italiani, si ritrovano a vivere dei disagi enormi. Abbiamo visto anche cronaca di pochi giorni fa, c'è un capannone a Firenze occupato e il proprietario paga tasi ed IMU e non può utilizzarlo. E questo è irragionevole. Ecco perché nella mozione che tra l'altro anche la maggioranza ha approvato, noi abbiamo chiesto proprio prima di tutto che venga aiutato tutta quella parte degli italiani che è in difficoltà, per evitare il conflitto sociale naturale che potrebbe subentrare. Benissimo. Di fronte poi a un intervento anche... Sindaco, lei è in una città che ha... Barbara Lezzi, voi che cosa ne pensate della gestione del Guardi, governo? Sarò brevissima. Sì. Io sono meridionale e per decenni noi siamo stati tacciati di essere mafiosi. L'assisti. Dopo c'è stato un ispessimento culturale, e anche il valore dei miei conterranei, io questo lo devo riconoscere, ha fatto sì che quest'idea sbiadisse. Non significa però che la lotta alla mafia deve essere rallentata o indebolita, okay. È chiaro? Quindi il discorso che faceva Fassino mi sta anche bene: quando c'è integrazione c'è volontà reciproca di farlo. Per arrivare all'integrazione però ci vuole un percorso, e in questo percorso però ci vuole anche la difesa del territorio, e ci vuole anche, quando Renzi ammira le forze dell'ordine, sì, è giusto, però dovrebbe anche tutelarle, perché ormai è tutta l'intelligence italiana che è, e non lo dico io, quindi è l'intelligence che non lo fa per puro allarmismo, ma annuncia e avverte le istituzioni che ormai purtroppo la disperazione di queste persone fa sì che si aggrappino alla malavita, che poi li portino qui, e insieme a loro anche i terroristi, e non solo via mare. Attenzione, noi siamo sempre attenti alla Sicilia, ai barconi, non ma arrivano solo da lì. L'abbiamo testimoniato, certamente. Adesso devo dare un piccolo break. Barbara Lezzi, lei si candida col suo movimento a governare questo paese, come tutti i movimenti politici. Il PD lo governa, lei no, ancora. Ci sono elezioni, magari potreste governarlo alle prossime elezioni. Lei mi deve far capire, semplicemente, voi parlate semplice, lei, ministro degli interni a posto di Alfano, come fa a identificare e a... Io voglio essere pratico, perché Alfano sa che come ha risposto. Metto le quattro persone per prendere le impronte digitali, ecco, all'Eritreo di 3 metri, e non vado a fare la conferenza stampa a dire lo mettetelo voi, perché lui è il ministro dell'interno, lo mette lui, il personale adatto a prendere le impronte digitali, prima di tutto. Dopodiché... Posizione di destra. Questa è di responsabilità, di ragionevolezza. Non si può dire così. No. Perché poi noi dobbiamo tenere tutti questi migranti? Perché c'è un governo compartecipato dalla Lega, perché questo lo dobbiamo dire, che nel 2003 sigla questo trattato, quello di Dublino, che ci costringe a tenerli e a gestire da soli tutta la situazione. La prima cosa che farei, che è quella che noi abbiamo chiesto in Parlamento, come le dicevo prima con la mozione e come diceva prima Fassino, proprio per evitare le tensioni sociali, io per questa cosa ci tengo moltissimo, perché prima di tutto bisogna aiutare gli italiani in modo che siano predisposti ad aiutare anche il rifugiato, chi davvero scappa da paesi di guerra. A questo punto a noi non interesserebbe il fatto che la Merkel deve andare lì a gestire il suo Parlamento, che altrimenti gli toglie consenso, o che Hollande si metta a fare una politica di destra perché c'è il fronte di destra che sta prendendo consenso. A noi interessa,
essere in una comunità non soltanto per i parametri e per i vincoli, ma per tutto. E allora ci vogliono delle quote e ci vogliono anche delle risorse fresche in modo da affrontare anche in maniera diplomatica la questione. Perché noi abbiamo anche proposto di fare dei campi lì da dove partono e gestirli lì, perché probabilmente se poi i migranti sanno che non riescono ad arrivare qui in Italia e poi a diffondersi in Europa, cercheranno davvero di gestire però, anche i propri governi. Lezzi, sono veramente sincero con lei, però queste sono cose che io ho sentito molto sì. anche nelle altre opposizioni in questo momento. Il mio timore è che poi... Guardi, noi al governo non ci siamo mai stati, gli altri sì, hanno sbagliato, non hanno fatto nulla. Per cui l'alternativa vera siamo noi perché lo vogliamo fare. Okay. Tutti gli altri non l'hanno fatto, hanno sempre solo sbagliato. Come Benissimo. Gestire il fatto che comunque arrivano? Li dobbiamo gestire e qui ci sono 100... No, aspetti, mi faccio chiedere a Lezzi e poi vengo a lei, sindaco. Però... Quindi, per fare la favoletta come l'ha espressa Caruso, anche lei contro Caruso? No, io non sono contro Caruso. Io sono il Movimento 5 Stelle. Posso che lo inviterei a fare una gita dove ci sono gli inceneritori, dove ci sono dei dati scientifici e ci sono delle persone che si ammalano di cancro. Detto questo, magari lui può anche farlo per sua propria informazione. La favoletta che ha raccontato... che quindi tutto diventa bello, il parco giochi, andiamo a scuola, lavoriamo insieme, ci prendiamo la birra. Bello. Noi abbiamo le risorse per farlo? L'Italia può farlo? Può farlo? Io dico che non lo può fare. Con le risorse che ha, con 10 milioni di poveri, 1,5 milioni di minori, nostri italiani che sono sotto la soglia di povertà, non può permetterselo e non è razzismo. Allora altrimenti io potrei tacciare di razzismo Caruso che sta pensando a quella categoria di persone e non ad un'altra categoria. Sempre persone sono, ma l'integrazione non nasce dal nulla. Ci vuole impegno, ci vogliono le risorse, ci vogliono gli assistenti sociali, ci vuole il lavoro, ci vuole la scuola pronta ad accoglierli. Ci vuole tutta una rete sociale intorno che noi non abbiamo. E anche dire. Un attimo, Caruso. È anche demagogico dire soltanto come sono nelle zone periferiche. Va bene, lo mandiamo ai Parioli. Cosa cambia? Cosa cambia? Comunque la rete sociale non ci sarebbe per queste persone. Io so che dove ci sono i campi, dove ci sono questi ricoveri per queste persone, nella maggior parte dei casi sono rinchiuse lì, non hanno nulla da fare. Molte cooperative, e l'abbiamo visto, tra Mafia Capitale e cooperative rosse varie, intascano i soldi e a loro danno pochissimi centesimi e quindi sono dei leoni in gabbia, giustamente. Queste sono delle persone. Comunque devono essere trattate con dignità se noi vogliamo avere restituita comunque la dignità e il rispetto da parte loro. Li abbiamo suddivisi per regioni. Allora, la regione che ne ha di più, intanto te le inizio ad elencare io, è la Sicilia con 16.968, nel Lazio ce ne sono 8.418, poi Piemonte 4.002, in Lombardia sono 3.642. Ecco, manca un 3, abbiamo fatto subito i registri. E poi ti abbiamo messo alla Valle d'Aosta con 62, che è la regione che ne ha di meno, chiaramente sono distribuite bene. Tutte le altre. Allora. Le strutture di accoglienza, come governi questo fenomeno, come gestisci il problema di chi ha diritto all'asilo e chi non ha diritto, come questa persona a un certo punto ti pone il problema anche di occuparli e di non lasciarli inerti a non fare niente. Questi sono i temi. Ma semplicemente dire, siccome noi abbiamo 1.000 problemi, e ne abbiamo 1.000, sapete che c'è? Questi qui non sappiamo cosa farne, li buttiamo a mare, ma cosa vuol dire questo? Rischia di essere una frase demagogica. Allora io mi accaloro perché... Sì. Non, mi accorgo per una ragione, non perché non voglia discutere, perché non mi convince la demagogia. Sì. E la demagogia la si può fare anche dicendo delle parole apparentemente ragionevoli. Okay. Dire prima bisogna far stare bene i nostri, poi vedremo gli altri. È una frase che piace molto, ma cosa significa quando hai 180.000 persone lì? Sì, però lei non abbiamo ancora capito cosa sta dicendo, cosa sta offrendo. Lei fa sto parte di un quello che io faccio da sindaco tutti i giorni. Mi scusi, io mi governo una città dove calmo. Ce ne sono più calmo, di 1.000 e li governo tutti i giorni. Io le faccio una domanda molto tranquillamente. Lei governa e fa parte di un partito di maggioranza che governa e lei deve dare delle risposte io a questi cittadini che le stanno facendo delle domande. Loro dicono, noi non possiamo sostenere l'ingresso di queste persone, non sono razzisti, perché ma comunque non ho detto anche che loro razzisti, mi scusi, non mi faccia dire che non l'ho detto io. Lo
sto dicendo io, lo sto dicendo io per conto loro, non sono razzisti, hanno anche testimoniato di avere delle amicizie con persone arabe, africane, con cui collaborano, ci sono le badanti, i camerieri, gli ingegneri, non c'è questione di razza. Ma la sua risposta qual è? Perché lei quello sta cercando, che faccio tutti i giorni perché, mi scusi, lei sta dicendo, allora parliamo anche della stazione di Torino, parliamo di Porta Nuova, parliamo della signora che è stata accoltellata l'altro giorno a Torino. Se noi parliamo di episodi così noi non risolviamo mai nulla. Non se voi episodi. Come forza di governo avete delle risposte, avete il sacrosanto dovere di darle e offrirle e partecipare con i cittadini, prima di tutto con loro che sono lì che devono ospitarli. È inutile che lei fa la demagogia, il buonismo di cui si ma parlava prima, buonismo? Il buonismo dicendo, che ma quale buonismo? Li buttiamo a mare, nessuno ha detto che li buttiamo a mare, perché a mare li avete fatti buttare voi, perché le persone che sono morte in quel modo, perché avete ridotto i fondi, perché siete andati appresso ad Alfano. Allora facciamo le cose per bene, andate in Europa seriamente, autorevolmente e dite loro, noi non possiamo gestire soli la situazione, abbiamo bisogno di strutture e allora le strutture devono essere fatte anche in compartecipazione con l'Europa. Abbiamo il ministro Padoan che va e viene da Bruxelles nelle ultime settimane per cercare la quadra, per aiutare le banche, per far venire fuori dalle spese pubbliche altri 5 miliardi di agevolazione alle banche e non abbiamo un ministro che vada e venga da Bruxelles per risolvere i problemi dei cittadini temo italiani che hanno complicato. Nel rispetto Roma, di anche di profughi, di altra signora, gente che sta dite da Roma, un comizio, sta facendo Stefania. Un comizio. Certo che faccio il comizio. Sentiamo. Facciamo il comizio. Voglio non si governa un paese con i comizi, glielo dico chiaramente. Guardi, neanche si governa assumendosi delle responsabilità. Lei non allora, io me le assumo tutti i giorni, lei no. Io me le assumo tutti i giorni, lei no. Il Partito Democratico io me le assumo tutti i giorni, lei che... Guarda, questa, voglio fare due domande a voi due che avete posizioni, spero, chiare sulla questione. Abbiamo detto che la tassa sulla casa, noi qua lo diciamo sempre, è piuttosto odiosa, però se i comuni se lo Stato taglia, i comuni dovranno pagare i loro servizi oppure ci marciano un po' sopra. San Francisco, purtroppo ho lo smartphone scarico, non sono riuscita a vederlo, fa rifiuti zero, virtuosissimo, e qualche milione di abitanti ce l'ha. Lo fa da diverso tempo, da diversi anni, probabilmente anche l'Italia dovrebbe un po' correre da questo punto di vista, perché è vero, ci sono i tagli, però è vero pure che il governo poi lascia anche mani libere alle amministrazioni comunali di impennare le tasse, di non tagliare la spesa corrente ma tagliare anche la spesa per investimenti, ed è chiaro che siamo in un circolo vizioso per cui i tagli sono soltanto nuove tasse locali, sono 16 miliardi dal 2010 a quest'anno, sono 16 miliardi di tasse locali che paga il cittadino italiano. Quest'anno ce ne saranno mezzo miliardo in più perché il governo Renzi, nonostante anche la richiesta presentata da Fassino, non ha fatto quello, non ha emanato quel famoso decreto enti locali con il quale doveva garantire almeno quei 615 milioni per le detrazioni. Le detrazioni che già l'anno scorso non erano obbligatorie, perché anche lì parte con l'obbligatorietà per il comune di poter aumentare dello 0,8 per mille in più, e dice però devi fare le detrazioni a redditi più bassi, poi torna indietro, ti lascia la facoltà. La facoltà sia di aumentare... Quindi è il governo, il responsabile è il governo. No, il responsabile è la politica tutta. Il governo perché non è serio. La spending non si fa in un anno, in due anni. È chiaro che se tu poi devi dare la mancia degli 80 euro per vincere le elezioni europee, chiaramente poi ti affanni. Lei è così contrario come a quei 10 facendo. Miliardi spesi no, così? Ma certo, sono stati spesi malissimo. E vede, la spending è necessario farla. Spending nel senso letterale del termine. Riallocare la spesa, efficientarla. Io faccio sempre un esempio molto, molto semplice, elementare, perché in realtà è così. Vada. Ci sono due uffici, uno funziona male e uno funziona bene. Così come hanno tagliato tutti i governi, Letta, Monti e anche Renzi, cosa succede? Taglio metà dell'ufficio che va male e metà dell'ufficio che va bene. Così non va bene. Okay. Ci vuole tempo in modo da poter tagliare solo quello che non va bene e quelle risorse utilizzarle parte per potenziare quello che va bene se è necessario o potenziare degli altri servizi per i cittadini. I tagli devono comunque prima di tutto garantire un efficientamento che ancora non c'è. E i tagli ancora adesso, soltanto le dico una cosa. Sì, sì, prego. Abbiamo ingaggiato un'altra coppia di super professoroni. Vabbè, non sono molto pagati, però stiamo di nuovo ormai a maggio inoltrato, sì. Finito, i primi 5 mesi dell'anno. La spending che dovrebbero fare
È chiaro, lo sappiamo tutti, ci sono agende, agendine, libri, libricini di tutti i professoroni di prima che hanno detto già come fare la spending, e il sindaco di prima già puntato su un qualcosa, lui ha una partecipata ma che è inattivo, contrariamente a tutta la politica ha una partecipata che va bene, sì. Per il resto noi abbiamo Partito Democratico, Forza Italia, Lega, tutti che hanno fatto una serie di partecipate va che bene. Fanno perdere più di 30 miliardi l'anno perché hanno messo i loro va compagni bene. Di partito trombati, e diciamolo, quindi siamo arrivati adesso qui a 5 mesi del 2015, noi da qui a 7 mesi abbiamo l'aumento, lo scatto dell'IVA e ancora non abbiamo la spesa. Come i comuni si rivalgono sui cittadini è solo parzialmente vero, perché i sindaci, ma di tutti i colori, non sono mica così sciocchi che aumentano le tasse come diavolo gli capita, perché ragionano, hanno i cittadini davanti, ovviamente sono capaci di capire qual è un prelievo fiscale sopportabile e quello no. Quindi noi in questi anni i comuni... Ma sta rispondendo al signore che parlava prima, probabilmente Fassino. No, ma io non sto rispondendo, sto facendo una mia considerazione. Il signore non che del servizio, non che si fa aiutare dal figlio perché non ha lavoro e piangeva, sta rispondendo in questo modo Fassino, sta dicendo che il sindaco guarda in faccia le persone e applicano una tassa ragionevole. No, dice che adesso sembra dicendo un'altra cosa. No, sembra di aver capito che i tagli... Cerchiamo di far... Se lo capisco io... Ha detto anche che guarda in faccia il cittadino e applica una tassa ragionevole a quel cittadino. Cioè, i tagli dello Stato centrale, lei dice che sono stati molto superiori a quanto è stato l'incremento delle tasse, mi sembra di aver capito. Non c'entra niente. E poi ha detto un'altra cosa. Io penso ancora di saperlo. Io ho detto. Anch'io l'ho ascoltata. Lei ascoltate e cerca strumentalmente di usare le mie parole per una cosa che non ho detto. Io ho detto semplicemente che ai comuni è stato chiesto un sacrificio notevole, i comuni l'hanno fatto, e che i comuni questo sacrificio lo hanno sostenuto, non come si dice comunemente, scaricandolo sui cittadini tout court, ma se si va a vedere l'incremento del prelievo fiscale degli ultimi 6 anni è meno della metà dei tagli che abbiamo subito. Questo ho detto. Tutti i comuni, di qualsiasi, la media nazionale. Dice. Dopodiché io penso che ai comuni più di tanto non si può più chiedere, perché si è chiesto in questi anni in misura sproporzionata ai comuni, si è chiesto molto meno ad altri livelli pubblici, in particolare alle amministrazioni centrali dello Stato. Lei dice ai ministeri si poteva tagliare di più, questo mi sta dicendo? Sì, ma qui noi paghiamo più proporzionalmente rispetto a quello che è stato fatto noi, perché le do due date che sono significative, vada, che nessuno che sa. Siamo in chiusura. Se si fa 100, tutto il debito italiano di Stato, regioni, province, comuni e enti di derivazione pubblica, il debito, dati Istat, imputabile ai comuni, è il 2,6%, e se si fa 100 tutta la spesa pubblica di Stato, regioni, province, comuni o enti vari pubblici, la spesa pubblica imputabile al comune è il 7,6. Se noi siamo il 2,5 del debito e il 7,6 della spesa, mi permetto di dire che forse bisogna chiedere a qualcun altro a questo Greta punto. Greta Mauro, come concludiamo? Concludiamo con le parole che i nostri ospiti hanno pronunciato. Vai, voglio sentire. Lezzi e Fassino, quali sono le parole chiave le della parole serata? Le parole di Fassino, le parole chiave, eccolo qua. Quindi Fassino dice di più, il problema dell'immigrazione si può gestire, ma bisogna garantire anche la sicurezza dei cittadini nel nostro paese. Le parole chiave di Barbara Lezzi, eccole qua. Per poter gestire l'integrazione degli immigrati, il nostro paese ha bisogno di maggiori risorse, quindi non si può parlare di razzismo quando si cerca di ridurre l'ingresso degli immigrati. Io saluto Fassino, lo ringrazio Grazie. Per essere stato con noi. Grazie. Ringrazio la cittadina Barbara Lezzi, Caruso.